Ancora tensioni e polemiche legate al mercato che chiuderà i battenti lunedì prossimo alle 23. C'è chi forza la mano, ovvero il procuratore di Birkir Bjarnason, che ha raggiunto l'intesa con la Sampdoria a contratto quadriennale a 500.000 euro a stagione. Manca però, condizione fondamentale, l'accordo tra le due società. La Samp offre 900.000 euro per la comproprietà, il Pescara chiede almeno 300.000 euro in più, nel caso altre soluzioni, contropartite di natura tecnica, non verrebbero accettate dai dirigenti biancazzurri. Al telefono il presidente Daniele Sebastiani. Abbiamo già detto e spiegato in tutti i modi che l'accordo c'è tra il procuratore Salvini e la Sampdoria, però il cartellino è di proprietà del Pescara, quindi è chiaro peccato appunto che la proprietà non sia di Salvini. La differenza tra offerta e richiesta è minima, 300.000 euro. Ieri sera tardi pare che il procuratore di Bjarnason abbia già trovato una quadra per lui e per il suo assistito. A questo punto il Pescara non si muove da quello che chiede. 1.200.000 per la comproprietà e la Sampdoria è ferma a 900.000, no? Io non lo so, perché la Sampdoria con me non ha parlato. Vabbè, però ha parlato con Agri. Dove sia. Ha parlato con Agri, però. Per me più che parlare con Agri ha parlato con Salvini. Forse Salvini ha riferito a Agri quello che la Sampdoria... dove la Sampdoria è arrivata, quindi siccome è la proprietà del cartellino di Bjarnason e del Pescara. Ma infatti questo Pescara, è un modo anomalo di fare trattative, addirittura Osti che dice a Salvini: guarda, noi offriamo 900.000 euro, ma vallo vedi, a dire ai dirigenti del Pescara, cosa assurda. Quasi tutte le trattative in questo momento avvengono in questa maniera, perché sono i procuratori che sono sempre di mezzo in queste situazioni di mercato e chiaramente sono anche loro i primi a parlare con le squadre. Poi ci sono delle squadre con le quali magari si hanno dei rapporti più diretti e quindi certe cose vengono fatte nella normalità. Il resto è tutto anomalo, come dici tu. Però insomma, infastidito un po' dall'atteggiamento di Salvini, mi pare di capire, il presidente Sebastiani. Sì, ma io già avevo avuto modo di parlare con lui qualche tempo fa, quando mi ha presentato una serie di prestiti e non prestiti. Ho detto molto chiaramente che io ho riscattato Bjarnason con i soldi del Pescara e quindi deciderò il Pescara se dovrà andare via, dove e a quali condizioni. Quindi Salvini può parlare quando vuole, sono convinto e voglio essere convinto che fino all'ultimo possiamo mantenere qui Bjarnason, perché per noi è un giocatore importante, l'abbiamo dimostrato in estate quando l'abbiamo riscattato. Su Capuano nessuna novità invece, no? No, non ci sono novità. No. Io, come ti ho detto ieri, ho ricevuto la telefonata personalmente del presidente del Bologna, che ho ringraziato per l'interessamento, ma al quale ho detto che Capuano sa che si muoverà da Pescara a certe condizioni, non regaliamo giocatori a nessuno. Il Latina ha annunciato l'acquisto di Jonatas dal Pescara, è così? Sì, io ieri ho parlato con Mino, mi ha detto che stava, non sapevo di questa questione del Latina, mi ha detto che stava concludendo un'operazione su Jonatas. Come vi avevo detto più volte, Jonatas è un giocatore che ha un procuratore che secondo me è un, al di là di quelle che possono essere le apparenze, è una delle persone più serie che io ho conosciuto in questo mondo e quindi non mi sono mai preoccupato più di tanto. Per cui mi fa piacere se ha trovato una soluzione al ragazzo, perché a mio avviso è un ragazzo che merita. È anche uno di quelli che l'altro anno probabilmente a Pescara abbiamo un pochettino sottovalutato. Mi auguro che ci possiamo poi in futuro, considerando che un giocatore che rimane a Pescara, che ci possiamo ricredere anche su Jonatas, come lo abbiamo fatto fino adesso su tanti ragazzi. Riferisco soprattutto a Brugman, che l'altro anno qualcuno aveva detto: questi sono i classici favori che si fanno ai procuratori.